tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Finalmente l'haul sulle acquisti che ho fatto a Los Angeles e anche alcune cose che ho comprato qui. Sono veramente tantissime cose, non vedevo l'ora di farvele vedere. So che anche voi aspettavate questo momento. Mi sento super iperattiva, tipo oggi è una di quelle giornate top, quindi ho detto registriamo un bel video perché devo trasmettervi la mia positività. Se non siete ancora iscritti al canale, se volete iscrivervi qui sotto c'è il bottone. Benvenuti nella Fair Family. Se non l'avete fatto vi invito ad attivare le campanelle. Woohoo! Tipo scuola. So che tanti non amano le notifiche. Se avete tante iscrizioni a tanti canali, magari le campanelle sono un po' antipatiche perché vi arrivano mille notifiche. Però decidete voi, insomma, se lo fate vi ringrazio di cuore e benvenuti comunque nella Fair Family se vi siete iscritti. Per tutte le vecchiotte e i vecchiotti, grazie comunque per seguirmi. Grazie a voi ho ricevuto il bottone di YouTube! E guardate quanto è figa la targhetta che ho scritto Gloria Fart! Quindi non vedo l'ora di appenderlo. Questo magari lo metto tipo qua sulla mensola quando Andrea monterà le mensole. Ma bando alle ciance, sbando alle arance, iniziamo col video. Vi faccio vedere un sacco di cose perché ho fatto troppi acquisti. La prima cosa che vi faccio vedere è questa maglietta, che è una maglietta, una t-shirt di Hugh, del diner di Hugh, come potete vedere, con Gilmore Girls. Infatti è la maglietta ufficiale delle Gilmore Girls che ho preso da Hot Topic a Los Angeles Hollywood, che è un negozio dove vende un sacco di cose kawaii e cose insomma un po' legate alle serie TV, ai film. L'unica cosa che ho trovato delle Gilmore Girls era questa, non vedevo l'ora di prenderla, è veramente figa. Passiamo alla seconda cosa. Questa qua invece è una magliettina che ho preso perché mi servivano dei crop top da mettere sotto anche alle felpe crop di Brandy Melville, sempre Los Angeles, tutte queste cose. Ed è molto bella, ha un colore molto morbido, elasticizzato. E non mi ricordo quanto l'ho pagata, forse $12. E mi piace molto perché è morbidissima. E poi è bella anche il fatto che abbia questa cosa di, come si dice, questo taglio sul seno. Mi piace tantissimo perché con le mie poppe me le risalta senza farle sembrare troppo, capito? Cioè le addolcisce un po', non so come spiegarvi questa cosa. Poi ho preso da Adidas questo cappellino, che è un beanie, non so come chiamarlo, sì, beanie. Questo è un cappellino color vinaccia, lanetta dovrebbe essere, si sarà sicuramente poi sintetico, non lo so, c'è scritto, leggiamo. Perfetto, lanetta, il cazzo. Acrilico, è acrilico, woo! Poi c'è questo pantalone che ha scelto Andrea, il Pini, perché siamo entrati da Urban e lui ha iniziato a dire no, ti scelgo io la roba. Allora ha iniziato a prendere i capi e dire vai a provarteli. E in realtà quando li prelevava io dicevo oh mio Dio, io non indosserò mai quella merda. Una volta che ce li aveva addosso mi piacevano, e anche gli abbinamenti che aveva fatto, cioè mi ha vestito lui, quindi ho comprato tutte le cose che in realtà ha scelto lui. Sono dei pantaloni tipo pantapalazzo con tutte queste, cioè un tessuto a righettine. Non so se riuscite a capire bene. Questo tessuto qui rimane molto dritto una volta che lo mettete. Vi fa un po' più magre, vi fa le cosce magre. Ma dal ginocchio in poi io ho il polpaccio piccolo e la caviglia mignon, quindi le cosce sembrano enormi. Il problema è che con la parte sotto più piccola sembrano più grandi. Infatti questi pantaloni mi piacciono perché una volta che li avevo indossati mi facevano le cosce più allungate, no? Più magre. Poi da Nike, sempre scelta da Andrea, invece siamo andati a prendere un completo, che è appunto questa maglietta, che è un grigio, praticamente tagliata, quindi vi rimane appena alzata sotto al seno, e poi ha questo enorme baffo classico della Nike. Questa non ricordo però quanto l'ho pagata, forse anche questa sui 40-50, perché comunque le robe da Nike costano, anche come da Adidas, costano un fottio. Poi c'era lui, che è appunto abbinato con quella felpa. Questo è un pantalone della tuta, ecco. Io qua in Italia non ne ho visti, dato che lì si usano le robe a vita alta da una vita. Anche questi slanciano tantissimo. E poi mi piacciono le robe a mia vita alta perché mi coprono il pancino. Poi ha questa tasca laterale che, se avete visto i vlog su Fairland, fatelo se non l'avete visto, dove vi faccio vedere tutte le mie avventure, le nostre avventure a LA. Ci sono questi, c'è questa tasca laterale che tra l'altro ha la cucitura tipo impermeabile, molto figa, dove praticamente vi fa, cioè la tasca interna è tutta fino a questo pezzo qua. Quindi torniamo da Urban, perché qua ci sono un po' di capi mixati. E ci sono questi pantaloni sempre scelti da Andrea. Oddio, mi viene in mente la trama, vabbè, comunque sono fatti così, a vita alta, con delle pants qui, come vedete, che anche qua riempiono un po' la zona pancia. Infatti non mi entusiasmano tanto perché a me piacciono le cose che mi appiattiscono, questa parte qui della pancia, mentre questa la fanno un po' più sbuffosa, un po' più tipo vulavant. Però sono molto carini perché mi piace un sacco il colore, la trama, e poi sotto sul fondo sono
appena sopra la caviglia, quindi li indosso con gli stivali, quelli con le borchiettine, con le fibbie, molto molto belli. Anche questi sono un cotone molto leggero, non sono elasticizzati, infatti per questo, essendo a vita alta, quando mi piego mi tira tutto. Da Hot Topic, oltre questa maglietta, ho preso anche lei, perché dopo aver visto la serie, cioè in realtà l'ho comprata e poi ho visto la serie perché sapevo che me ne sarei innamorata, infatti così è stato. Io adoro Stranger Things, me la sono guardata in 3 giorni neanche. Questa è la maglietta che ho scelto perché io adoro le magliette, quelle fatte così classiche americane, e appena l'ho vista me ne sono innamorata. In più c'era questa immagine che, riguardando la serie, mi piace tantissimo perché è la scena in cui dice: ragazzi, ma nessuno è vestito da Halloween oggi, ed è fichissima veramente. Dietro è semplicissima, normale, ed è ufficiale di Netflix per Stranger Things. Questa qua non ricordo quanto l'ho pagata, forse anche questa sui $10-12. Da Brandy Melville invece ho preso questi pantaloni, che sono stati gli unici che mi stavano. Ci sono pochi capi che io posso indossare, io e le mie chiappe possiamo indossare, e infatti come vedete la vita è strettissima, però la cosa bella è che sono elasticizzati, gli unici elasticizzati che mi stavano bene. Mi fanno le cosce un po' enormi perché appunto sono molto stretti e sulla parte interna si vede. La parte finale, anche queste arrivano fino sopra la caviglia, che palle, cioè fateli un po' più lunghi per favore, mi faccio i risvoltini. Da Urban ho preso questa, che è di Mickey Mouse e Minnie, è molto carina. Io non sono una patita di Mickey Mouse e Minnie in realtà, anzi un po' li odio, non so perché. Che però i cartoni li ho sempre visti, però sarà che tutti avevano ai tempi la moda di Mickey Mouse e Minnie. Quando vedevo in giro ste robe mi veniva la nausea, tutti con Mickey Mouse e Minnie, che palle. Però ho visto sta maglietta, era di un cotone molto rovinato, cioè come si dice, è molto vintage come cotone. Anche la stampa, se vedete, non è perfetta. E dietro poi ci sono loro da dietro. È carina però, mi piace un sacco anche il colore. Poi ho preso lei, questa invece l'ho presa da Brandy Melville. Ha la stessa particolarità dell'altra, ossia un cotone molto rovinato, molto vintage. E questa invece è degli ACDC, come se vedete i capi tutti stropicciati perché appunto li ho lavati tutti. Una ragazza mi ha chiesto se ascolto gli ACDC, raga, ma secondo voi io compro le magliette dei gruppi e non li ascolto? Non sono una di quelle ragazze, quindi sì, sono un po' vecchio stampo. E questa è bellissima, veramente mi piace tantissimo questa maglietta. E poi finiamo qua, che ho sul letto le cose di Urban, esatto, ossia questo qua che lo chiamo il cardigan di Bigfoot. Un cardigan tutto pelosino con questo fondo viola e tutti i fili, no, in realtà il fondo è tipo un nero, però sembra viola perché ha tanti altri filini fucsia, blu e gialli. Molto molto caldo, molto elasticizzato, però vi ingrossa tanto, infatti io lo indosso con sotto qualcosa di stretto. E ho preso questa, che oddio, è al contrario, vabbè, che è bellissima, un color carne con tutti questi filini, anche lei piena di... questa qua in realtà è il crop top di Bigfoot, perché quell'altro era il cardigan, questo è il crop top, e anche questa arriva fino a qua, cioè tipo sotto il seno è tagliata, ed è bellissima raga, tiene un caldo assurdo ed è stupenda, la potete mettere da sola, la potete mettere con sotto una maglietta a maniche lunghe, a maniche corte, sta molto bene con i vestitini, è bellissima. E poi c'è lui, sempre scelti da Andrea, vorrei puntualizzare, questo è un maglione viola crop, anche questo tagliato, ed è morbidissimo, infatti è molto fluffy ed è lilla, è bellissimo, c'è tutte queste costine qui e tende ad andare un po' sulla spalla, quindi vi lascia scoperta la spalla. Downtown, siamo andati in questo quartiere giapponese e siamo entrati in un negozio dove vendevano tutte robe kawaii, cose per il beauty appunto giappo, coreano, e ho trovato lui, questo cuscino che è il cuscino della vita. Allora, questo qua sarebbe un cuscino mochi, si chiama, perché quando voi andate a schiacciare ricorda proprio il dolcetto, perché è molto molto morbido, sembra che ci siano dentro dei pezzi di memory foam mischiati alla lanetta classica di cuscini bianchi, perché quando la schiacciate prende la forma ed è molto puffettosa ed è bellissimo. Poi fuori è morbidissimo, elasticizzato anche questo, e l'abbiamo preso nero perché ci ricordava Freibus, e poi puzza ancora di California. Sempre lei, poi ho fatto la pazzia di prendere lei, l'avete vista nelle storie, l'avete vista nel vlog, questa qua è la palette di Pat McGrath ed è stupenda, bellissima la confezione, poi l'interno è stupendo, infatti vi devo registrare il video su questa e anche il tutorial su questa, cioè nel senso prime impressioni, swatch, try on, fatemi sapere se lo volete commentando qua sotto. Passiamo alla pazzia. Ho preso lo zaino di Kendall e Kylie. È bellissimo! Mio Dio, lo sto usando praticamente sempre. È uno zaino in pelle con questi dettagli, tutti duochrome, bellissimi!
e c'è questa stella, che questa l'ho presa a parte sempre di Kendall e Kylie. Non so cosa si possa mettere qua dentro, però è veramente bello. Poi tutti questi dettagli in duochrome mi piacciono. La cosa particolare è che ha tre tasche. Io adoro gli zaini a compartimenti perché riesco a organizzarmi meglio le cose. Infatti so che qua davanti ci metto determinate cose, in mezzo altre, e nella parte più grande le robe che magari prendo meno spesso, ecco, come il portafoglio, le robe che voglio tenere un po' più sicure. E l'interno è molto bello perché è diviso da questo tessuto scamosciato che rende morbidissimo lo zaino. Mi stavo dimenticando di loro, ossia le mutande di Calvin. Ve le faccio vedere perché, a parte che io adoro Calvin come intimo, ho preso questi slip semplicissimi. Poi ho comprato queste due, che come vedete sono i mutandoni della nonna, ma mi piacevano perché con i pantaloni a vita alta, tipo le tute, queste cose qua, mi piace che si veda l'elastico. E nelle mutande che ho di Calvin sono un pelo più basse rispetto alla parte del pantalone. Quindi queste qua sono molto tumbler, anche fatte apposta, perché quando le indossate vi arrivano in questa parte qua. Quando mettete i pantaloni si vede fuori la scritta. Passiamo alle cose invece che abbiamo preso in Italia e ai due regali che mi ha fatto Andrea. Da Pull&Bear ho preso questo maglione, che me l'avete già visto anche questo nel video precedente e nelle foto su Instagram. È veramente bellissimo ed è fatto a mano. Cioè, c'era proprio scritto fatto a mano. Avranno messo tipo una ventina di nonne a lavorare per questa collezione. Ed è bellissimo, tiene caldo e non punge. Io odio i maglioni che pungono e se li prendo metto assolutamente sotto qualcosa, altrimenti muoio. Le maniche sono qualcosa di bellissime. Gloria passione maglioni, ho preso anche questo. Questo qua invece è rosa con dei filini, insomma, verdini, azzurri e arancioni. Molto molto bello. Questo jeans, anche questo ha vita abbastanza alta, non altissima, taglia 40 ed è il flare, c'è scritto qua, ed è fatto così, sul fondo è un po' più largo, quindi quasi un jeans a zampa se non fosse per il fondo che è stato tutto rovinato apposta con questi filini. Molto molto bello perché è tutto irregolare, mi piace tantissimo. Mi ero dimenticata che da Urban in America avevo preso anche questi, Stilevis, oh ma Stilevis! La taglia è 29, come potete vedere, perché l'ho presi abbastanza comodi, ecco, e sono tipo i mom jeans, e mi servivano perché non ho dei jeans chiari, e quando devo abbinare magari determinate cose con i jeans blu non ci stanno bene, quindi cercavo proprio dei jeans lavati, cioè rovinati, chiari, e quando li ho visti me ne sono subito innamorata. Mettetevi comodi perché adesso voglio farvi vedere le due cose che mi ha regalato Andrea prima di passare all'ultimo sacco di roba che abbiamo comprato, perché ci tengo veramente tanto a farveli vedere. E siccome ho tutti i giacconi di collaborazioni dei siti cinesi e purtroppo non scaldano tantissimo, quindi quando arriva l'inverno pesante non ho quel giaccone che mi protegge proprio dal vento e dal freddo, ogni volta muoio, io poi sono super freddolosa. Quindi ho detto, mi voglio comprare una giacca seria, un giaccone serio, perché ne ho bisogno. Ne ho provati un po' e ce n'era uno bellissimo, teneva un caldo assurdo, però non l'ho comprato perché non volevo prendere. Ho detto, vabbè dai, fa niente, uso i giacconi, che ora siamo usciti. Tornati a casa gli faccio ad Andrea, cavolo, però era bello. Qualche giorno dopo torno a casa e Andrea era andato in pausa a comprarmelo, infatti. Eccolo qui! E ripara tantissimo dal vento perché ha un tessuto esterno molto fitto. E la cosa bella è che ha, come vedete, cioè è nero ma ha queste robe camouflage nero lucido. Ed è appunto della marca Superdry, che qua c'è lo stampino gigante, bellissimo, dell'Everest. Poi c'è il cappuccio tutto pelosino, che potete anche levare questa parte. E l'interno del cappuccio poi è in pile pecorella. Ed è molto bello questo, mi piace tantissimo. Grazie Pini! Grazie Pini! E poi mi ha fatto un regalo pazzesco. Quando siamo stati sempre a Los Angeles c'erano un sacco di ragazze che avevano scarpe Gucci, le classiche scarpe, quelle che ha usato anche, che usa anche la Ferragni col pelo, però a me piacevano senza il pelo, cioè in realtà mi piacciono anche col pelo, però senza il pelo riesco magari ad abbinarle meglio. So che magari riceverò un sacco di insulti qua sotto. Per adesso, quando ho messo la storia su Instagram dello spacchettamento, in tanti mi avete scritto, oh mio Dio che fighe, quindi vabbè, sono come si dice, sono gusti. Quindi quando siamo tornati indietro poi io mi sono dimenticata e ho detto vabbè, era tipo, sai, il capriccio quando pensi alle cose, dici, ah, mica me le comprerei. Questo è il mio regalo di Natale anticipato che mi ha fatto Andrea e sono bellissime. Continuava a farmi gli scherzi tipo, ti deve arrivare un pacco, ti deve arrivare il regalo di Natale. Questa è la busta con scritto Gucci, dove, boh, non lo so, la potete usare per menarvela, perché Andrea mi ha fatto anche la dedica. In una di queste c'è scritto per la mia Pini, che è scritto proprio qua,
E mi ha fatto più specie la lettera, mi sono emozionata tantissimo per la lettera perché è stato carino scrivere per la mia Pini. Ne le ho richiuse perché non le voglio rovinare. Se voi ce le avete, devono vestire strette o dovete stare comode anche se vi scivola un po' il piede? Io lo voglio sapere perché al massimo le rendiamo indietro, cambiamo il numero e riprende il 38 e mezzo, perché questo è un 39, non vorrei che fosse troppo largo. Infatti le ho richiuse qua, voglio sapere la vostra opinione, se magari qualcuno di voi ce le ha. Ogni scarpa è impacchettata con la sua dusty bag, con la scritta Gucci ovviamente, e voilà! Sono fatte così, lo so, sono molto lunghe, però sono bellissime! Cioè, vi giuro, quando ce l'avevano lì le tipe, io continuavo a guardare le ragazze e dicevo, che belle! Andrea sta facendo una faccia schifata! La cosa strana è che sotto il fondo, che andremo da testi, tutte le scarpe eleganti sono fatte così, cioè, ma non lo sai, sono fatte tutte lisce, in pelle ovviamente, e scivoli, cioè dovete tipo rovinarle prima di camminarci bene perché sono sguiscevoli, e sono bellissime, mi piacciono tanto tanto tanto. Fatemi sapere questa cosa perché sono molto curiosa. Manca lui, il mega sacchettone di Primark, e ho preso questi pantacollant pigiama molto molto belli natalizi, perché quando si mettono i pigiama invernali, quelli belli pesanti, cioè bisogna prendere quelli con le stampe natalizie, perché tanto il freddo freddo è in questo periodo c'è il Natale, quindi ci sta. Poi ho preso questo che è un pigiama rosa con i pantaloni invece con questo ricamo, non mi ricordo anche qua che stampa è, comunque molto antica, e sono in non mi ricordo i tessuti. Flanella, pantaloni in flanella, ecco. Sempre stile flanella, che questo qua invece appunto anche questo è a coppia, fatta come vedete elegante, quei classici pigiami americani, e Andrea li odia, sono da vecchia, dice lui. A me piacciono tantissimo, invece non vedevo l'ora di provarli, di prenderli. Questo l'ho pagato 10 euro, anche quegli altri 10 euro, e i pantaloni invece li ho pagati 12 euro, sono costati di più i pantaloni. Ci siamo, ultima cosa, lui, che è lo scendiletto, come che si chiama? La vestaglia quella da notte o quando ti svegli la mattina che fa freschino, è bellissima, non vedo l'ora di usarla, ed è tutta puaini colorati col fondo color salmone, rosa salmonato. E questa invece l'ho pagata 12 euro, anche questa molto molto morbida, così posso buttare quell'altra nera con la zebratura, o comunque gliela regalerò sicuramente a mia mamma perché si è innamorata. Mi ha stufato perché sono tipo 8 inverni che ce l'ho, cioè è troppo buia, troppo scura quando la metto, è troppo nera. Poi quello zebrato mi ricorda gli anni 2000, quando andavano di moda ste pacchianate, quindi ho detto no, ne prendo una un po' più allegra, un po' più carina. Infatti mi mette un sacco di allegria quando la vedo, guardate come sta bene con lo sfondo. Dai, questi erano tutti gli acquisti, spero di essermi ricordata tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così fosse mettete un bel pollice in su e lasciatemi un commentino. Vi mando un grosso bacio, fatemi sapere quali prossimi video vorreste vedere sul canale e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!